uno stomaco di 22.000 metri quadrati che si tenterà di armonizzare fra Talacchio, Belvedere Fogliense, Padiglione e Rio Salso. Per Green Factory, società di Marche Multiservizi che gestisce il ciclo di rifiuti a libero mercato, sarà questo il biodigestore ormai pronto a passare dall'imminente conferenza dei servizi ad un piano esecutivo di lavori da realizzare entro la fine del 2022. Sarà uno stomaco perché sarà un impianto capace di digerire 75.000 tonnellate di rifiuti organici e 30.000 di sfalci, ramaglie e potature recuperabili per trasformarli in biometano destinato ad utilizzo domestico o a combustibile per autotrazione eppure a compost naturale di alta qualità. Prodotti ecologicamente molto meno impattanti rispetto a metano di origine fossile o concimi chimici. Nell'auditorium di Marche Multiservizi, Green Factory ha presentato attraverso l'architetto Marco Gaudenzi e l'ingegnere Franco Macor i rendering di realizzazione architettonica e il metodo di lavoro dell'impianto. Avevo dichiarato in un altro contesto che volevamo fare l'impianto più bello e più funzionale d'Italia. E sul fatto che sia il più bello, credo che oggi abbiamo la testimonianza, perché l'architetto Gaudenzi che abbiamo utilizzato per questo progetto credo che abbia dato prova delle sue competenze e della sua professionalità, producendo un progetto che dal punto di vista architettonico non solo si contestualizza in un paesaggio, ma credo che sia un contributo all'abbellimento di quel paesaggio. Quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro. Abbiamo lavorato 5-6 mesi abbondanti per realizzare il progetto, che non è solo quello architettonico, ma tutto il progetto impiantistico dal punto di vista ingegneristico, ma soprattutto per corredarlo di tutti quelli che sono gli elementi funzionali all'autorizzazione. Questi 5-6 mesi di lavoro sono serviti per fare lo studio di impatto ambientale, il monitoraggio del traffico piuttosto che quello d'origine o piuttosto che tante altre cose. Il lavoro fatto, dicevo, è molto elevato. Il 26 abbiamo presentato all'amministrazione provinciale l'istanza formale. E quindi adesso partirà la conferenza dei servizi. E poi, una volta ottenuta l'autorizzazione, partiremo con la realizzazione che come obiettivo contiamo di realizzarlo durante il 2022 e arrivare al 31/12 con l'impianto funzionante. Un progetto da 35 milioni di euro di investimento che la superficie coperta accompagnerà anche la piantumazione di 500 alberi e consentirà l'impiego fisso di 15 nuove unità lavorative e circa 50 persone occupate indirettamente alla funzionalità dell'impianto. L'amministratore unico di Green Factory ha sposato concettualmente tutte le richieste che sono state portate avanti all'interno del CDA di Marche Multiservizi, e l'ingegner Macor e l'architetto Gaudenzi hanno messo a sistema un rapporto fra impiantistica moderna e territorio che non è una cosa che si vede tutti i giorni, e devo dire che l'importanza del contesto e del paesaggio è stata poi rapportata in tutte le dinamiche di questo meraviglioso progetto, e questa è l'idea che ormai da diverso tempo stiamo portando avanti anche come Marche Multiservizi. Sarà un tassello importante nei prossimi bilanci di sostenibilità.